Eccoci, buonasera. Questo è perché Hello. ho fatto il comando. Aspetta, Che comando? ho messo il comando per vedere se andava il coso del. Tanto non c'è ancora nessuno. Aspettiamo un attimo, devo Oddio. provare a fare una cosa. Accendi. Fai vedere se funziona. Aspetta, Umbrella. Sì, funziona. Umbrella. Volevo Cavoli. mettere un comando per sparare quel coso. Sempre per darmi fastidio. Ciao, Prudenza, sempre. No, no, no. Volevo mettere un comando. Commands. Social, dove mettiamo quel coso che mi hai fatto fare tu. Il link. Come si chiama? Linktree. È questo qui. Linktree. Slash. Lock for games, carino. Così se uno scrive punto esclamativo social, compare questo link. Carino. Social, risposta a questo. Tutti lo possono fare. Conferma, advanced, global countdown, mettiamo 5, 10 secondi. In secondi, presumo, il countdown, sì. Ok. Yay, a posto. Provate a scrivere punto esclamativo social. Ciao Hello. Eak, ciao il manichino. Sì, esatto. Ah, dove mettiamo il titolo? No, non mi fa modificare il titolo. Assondaggi. Non mi fa modificare il titolo. Non vuole sapere il layout. Annulla. Ok, modifica Lo che sei informazione. impreparato stasera. Sì, sound list. Aspettando Una di speranza. matar Una gioia. saudagi. Madonna, che hype questo video. Ok. A posto. Yay, funziona. Ahoy. Yes, adesso c'è. Allora, c'è sia il bot che fa i suoni che il coso dei social. Poi lo mettevo nel. Stiamo bevendo martini comunque. Martini. Martini, sì, che sfigati. Però È buonissimo il mi ha fatto martini. scoprire questa bevanda. In effetti è buona per ubriacarsi, è divertente. È un succhino di frutta carino. Sì, è un succo di frutta fresco, buono, delicato. Ok, allora, adesso intanto lancio il gioco, così siamo pronti. Tanto, ah no, devo lanciare lo skip door, lancio anche così non ci sono le. Dove cazzo ce l'ho il door skip? Ce l'ho qui. No doors, eccolo qua, così almeno è più fluido. Devo lanciare Steam però. Quanti frame ho perso col 5G per adesso? Zero, è una figata il 5G. Ho alzato il bitrate, quindi l'ho alzato rispetto al solito, e ha proprio zero intoppi. È un'altra roba. Cioè, è come fosse una fibra, sta roba. Non come fosse una fibra, per carità. Ma certo, Dor, quando vuoi. È libera tanto. Quando sei libera per uscire comp door? Domani. Ah, ok. Domani sera? Ok, ci sta, dai, tanto. Dor, ci sei domani sera? Of Però guardatevi insieme il mio video, almeno. Guardatevi insieme course. Matar Saudagi. Però su Ci due vediamo dispositivi. alle 18:30. Sì, però su due dispositivi diversi, così fate il doppio di visual, grazie. Non è che poi. L'audio? L'audio dovrebbe essere già Oh, a stai calmo, devo giocare io mica tu. posto. Non ho capito, ho ucciso. Ho ucciso, cazzo! Ah, ma questa presentazione ormai, cioè questo video iniziale ormai l'ho ascoltato. Lo so, perché lei l'ha già visto Matar Saudagi. È una donna molto That was too close. fortunata. You were almost a Jill Grazie sandwich. per il sub. Funziona tutto, buon perfetto. Ah, boh, ce l'hai già in mano, Teresa, tu. Aspetta, fammi vedere. Aspetta. Ce l'ho già in mano. Sì, fammi vedere, aspetta. Tac. 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 Meglio altro martini. Vai, sei pronta secondo me. I volumi sono ok, è tutto quanto a posto. Spero di sì perché non c'ho mica voglia di sbattermi più di tanto ancora a pasticciare con queste robe. Teresa! Devo fare qualcosa? E devi premere start, sì. Premi Ah. start. Ciao, questo C'era qua. questo bellissimo Le tre video. righe, le tre righe devi Grazie. fare. Allora, come facciamo a giocare, Teresa? Facile, tutto facilissimo, che dite? Io Però non ho fatto giocare. una dignità, non ce l'ho, No, quindi.
Hai visto la pagina Instagram di Okebs? Non so che l'hai vista. Domanda, hai visto la pagina Instagram? Indovina chi dei due ha curato la pagina Instagram. L'ha curata. Devo andare avanti, avanti. C'è stato un palese sbalzo di... Resident Evil. Nuova partita, però. Allora. Grazie, grazie. Way screen. All right. Comandi vuoi usare i tank control o provare quelli moderni? Mi volete male? Decidi tu. Beh, vabbè, il gioco in sé, secondo me, una volta che lo capisci... Hype! Hype cazzo! Due euro per Teresita. Ci ha dato... Oh, cazzo. Come funziona sta roba? No, perché adesso mi hai messo sta roba che mi occupa tutto lo spazio. Merda, aspetta. Devo... Ah! Questo cazzo di treno di merda. Boh, non vedo più la chat. Non vedo più la chat. Riapri la chat, gioco. Merda. Sai cosa facciamo? Ma devi chiudere. C'è la crocettina. Lo guardiamo da qua la chat. Guarda, Gino, tanto tu leggi, io guardo il gioco. Dashboard, console. Non top. C'è più il gioco. Se lo metto il gioco, Teresa. Ok, perfetto. Ah, poi non vedo le donazioni, forse. Non lo so, vabbè, senti, dobbiamo andare. Ok, bene. Non leggo da lì. Perché sono ciecata, quindi mi dovrei leggere tutto. No, che palle, allora aspetta. Quindi, no, non capisco. Troppo hype per questi tank controls, quindi voglio provare. Rimuovi il quadro. Oh no, è sparito tutto adesso, è sparita anche la chat. No, sono un incompetente. Come si fa a vedere di nuovo la chat? Niente, si è sfottuto tutto. Quindi la leggiamo. No! Su, dai! Scusami, Teresa, va bene? Ok, a posto, ci sei. Mm-hmm. Vai. Ok. C'è Eak che è un VIP. Com'è un VIP? Non so, il bot dice che è un VIP. Eak. Non so in base a cosa. Poi c'è scritto, vedi, VIP. E c'è Eak. E qua vedo la gente che c'è online. Non capisco niente. Comunque si va dei time controls, quindi sottotitoli sì. Sì? Sì. Vado, ma fai vedere se funziona. Cioè, qualcuno scriva qualcosa in chat. Che vedo che se scrivetemi qualcosa in chat. Sì, boh, perfetto, funziona. Perfetto. Vai, Teresa. Vado? Usai i classici? Non lo so. Ok, perfetto. Boh, funziona, vi leggo. C'è troppo hype su questo. Ma allora, il fatto è che con i controlli moderni... Puoi cambiarli quando vuoi tanto. Cioè, non è che sei vincolata. Ok. Che i controlli moderni... Oh, ok. Scegli la tua difficoltà. Voglio andarci pianissimo, ma senza dignità. Ah, senza, non chiediamo neanche. Dignità, ma che Chris chiediamo? O Jill? Quella più facile, Jill Valentine. Of course, darling. Voglio le munizioni infinite. Non ci sono le munizioni infinite. Madonna. Hashtag munizioni infinite. Non avrebbe senso il gioco con le munizioni. Tu vedrai le mie. Ah, ma è quello dove sono i lupi. Voi followers, avete già visto i cani? Sì. Mi sono premuto il tasto giusto per skippare, puoi skippare. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. Start. They're outland. Yes. Benvenuto a Survivor Horror. Wow. Benvenuta della verità. Ma questo qui non fa paura, lo sa visto. Proprio il combo fanno paura. No, non fa paura questo combo. L'horror di Resident Evil è concettuale. No, non è un horror nel senso che hai paura. Giocando una difficoltà decente, non conoscendo il gioco, tu hai paura di morire. Jill, no. Perché non hai le risorse, capito? Hai paura di morire prima di non aver salvato. Sì, a parte quello. Poi, è proprio la paura dell'ostacolo che si pone di fronte a te. E quella è la paura di Resident Evil. Non è una paura nel senso... Ho paura, c'è lo zombie. Perché lo zombie fa. È un horror, un altro tipo di horror. Cioè, non è un horror che ti fa paura. La tua paura è più una, è più ansia che paura, Resident Evil, ecco. Ok. Quella è la parola. È più un'ansia. Vai, Barry, cazzo. A dining. Teresa, che ha già visto il mio video, sa benissimo adesso cosa deve fare. C'è un oggetto io. Oh, video di controlli. Per quello va avanti, sempre va avanti, ok. Avanti in ogni caso. Ok, ci sono. C'è primi X. Fare.
prendi l'oggetto, no, con acqua. Esatto. No, ma vai verso la... Ho pigiato la... No, quella è la candela, esamina... Si è bloccato, si è inchiommato, ok. Oh. Vedi, non... No, ma vai più verso la cosa, dai. Vado verso la... Meno male che abbiamo messo facile. Vai più a nord. Vai più okay, a nord. Vado, okay. Girati. No, girati. Arriva. No, girati. Vai. X, stavo... no. Ah, volevo dire. Brava, easy. Ma scusa, ma non stava... Hai preso un oggetto, la brava. Porta, non il tavolo. Fai sì. Vai. Stavo guardando la porta. Vai giù. L'oggetto era a sinistra. Vai giù. Verso sud. Vado. Ora verso vado, sud, vado sì. dritto. Sì, verso sud, dritto. Vai, Jill. Puoi correre comunque, eh. Come si fa? Così brava. Ok. I think you'd better take a look at this. What is it? Blood. Brava Teresa. Blood. E beh, dovevo toccarlo per capirlo, sì. Sicuramente. E annusarlo. Vabbè, ci sta. I'll be examining this. Let's just vabbè, hope it's not Chris's. Ciao Mezzaluce. Hello. Ti vedo anche se non scrivi in chat perché mi compaiono i nomi. Sono troppo attrezzato. Comunque, da 1 a 10. Okay. Quanto è bella la pagina Instagram adesso? Cioè, sembra o non sembra una pagina professionale? C'è una porta lì, Teresa. Ma appena riesco ad arrivarci, vado. No, allora, girati. No, ma arrivo. Ok. Vado. Fai... Così. Prova a premere... Vado. Aspetta, ti insegno un segreto. Che segreto? Allora, premi basso e giù B. Premi giù B. Giù B? Giù B. Giù B, a metà. No, beh, insieme. Aspetta, non ricordo più se è così. Ah no, non è giù B. No, giù X, scusami. Mm-hmm. Premi giù X. Vedi, si gira di colpo così. Carino. Ok, diventerà a sud. Vai di lì. Okay, no, okay. Quello è nord. Sto imparando, aspetta. Vai, dritta. Ah, no, dritto. Una fortuna, Teresita. Ah, qua ci sono i zombie, come si spara? Non sparare, scappa indietro da Barry con questo. Capo. Com'è che corro così? Sì, esatto. Okay. Ah, già c'è il coso. Ok. Sì. Ma poi, tipo, i quiz. Quelli sono i quiz. I quiz sono una figata. I quiz sono divertenti. Io da follower adoro i quiz. È freddo. No, ma è freddo. Perché sono tutta emozionata. No! Merda, no, schiaccio i tasti. Cosa devo schiacciare? Torna indietro da Barry. Devo tornare indietro da Barry? Sì, vai. Accelera! Accelero! Non di lì! Non di qua! Dai, no! Ma... Brava, no, gira! No, di qua! Ok, mi giro. Ok, no. Ma è difficile con questi ten controls. Vai, di lì. Vado. No, aspetta, verso di noi, vieni verso... Vado giù. No, girati. No, cazzo, Dio! Io sto male. Giuro che mi sto impegnando un sacco. Aspetta, di qua. No, gira. Giusto? No, di indietro, no, verso di noi. Non vanno avanti. Ah, no, okay. Verso di noi, Teresa, Cristo Dio. Teresa. Oddio, girati. Ma non continuare a girarti come ti ho detto. Girati con le frecce. Accelera, brava. Brava, cazzo. La porta lì. Lì, da dove sei venuta? Sì. X, vai verso la porta! Vai verso... Oh. Look out, it's a monster! Oh, aspetta, me lo punto su di me, perché sei sdagliata. Ma questi ten controls, cioè, ma non ho pensato niente di meglio. Considera che non c'era l'analogico una volta. Sì, ma nel 96 erano già andati sulla luna, tipo, dai, ci poteva fare qualcosa. Sono una figata una volta che sai. Ulala, che calura. Ok, dai, poteva andare peggio. Dobbiamo tornare indietro adesso. Ci giocavano i ragazzini e sta cosa, ok. Sì, ci giocavo quando ero un bambino con Sega Saturn. Tu eri bravissimo. Non so. Eri il bambino più in gamma di tutti. Ok, quindi dove devo andare? Torna indietro. Madonna, ciao. Già con la mano sul fianco, dai. Sì, mica. Primo zombie l'ha mosso tipo 800 volte, non è mai successo. possiamo provare a mettere i controlli moderni. Però lei ha voluto provare. È lei che ha voluto. Vabbè, perché volevo provare. No, fai check. No. Oddio. Yes. No, è sbagliato perché hai messo oggetti tattici. Metti in auto qua. Ok. Oh, ok.
Prova con i controlli moderni, ma onestamente io lo trovo più confusionario. Dici? Ah no, è bellissimo. I'm a millennial. Tu sei una millennial tecnicamente. Tu sei una millennial. Ok. Let's not leave this hall. Io cosa sono? Tu sei un niente. Oh sì, che bello! Ok, quindi devo andare in giro. Ok. No, basta che fai vai dietro. Ah, fai... ok, dimmi tu. Vai dietro io. Vado qua dietro. Vado dietro lì. Grazie, hai trovato io da mangiare. Vieni qua. Di qua. E non che controlli moderni, ma... ok. Ok, vai. E comunque, nel quiz, che tutti quei stronzi che hanno schiacciato che Jill è una, non ha ricevuto un addestramento con le serrature. Jill, master of unlocking, non avrebbe un addestramento come scassinatrice. Vergognatevi. Dov'è? Chi è che adesso lo dico chi è. Adesso lo vediamo subito. Come sputtare il cervello? Lo vediamo subito chi è che non lo sapeva. Chi è che non lo sapeva? Aspetta. E qua. Qual era la domanda? Paola ha sbagliato. Archie Snakes. Nomi e cognomi non li faccio. Io skippo sempre le storie Instagram. Sbagli. Ha sbagliato. No, chi ha scritto. Dovevo andare, Locke. Scassinatrice, no, in pochi l'ha messo. E torna. Dovresti tornare indietro in teoria? Indietro dove? Dove sei venuto? Di qua. Welcome. Grazie Ray4Liak, grazie per il follow. Di qua. Sì, vedi lì. Dal nostro amico. Sì, devi tornare da lì, sì, devi tornare da lì. E c'è... perché qua, a differenza del titolo del 96, no, a sud, sì. Devi andare a sud. A differenza del titolo del 96, no? Esamina il tipo. Vabbè, ciao. Cazzo di coffa. C'ho fretta, ce ne vediamo. A differenza del titolo del 96 c'è wow, tutte cose, stai. Okay, c'è okay. Un caricatore per la tua pistola. Una grande gabbia. No, il caricatore di fianco morto. Devi prendere. Brava. Ok, ma e questo è già... sì. Poi le erbette per curarti. Prendi le erbette. Ma dove sono? Le erbette lì, qua. Una... e due. Ah, non mi trattare con una mogola, eh? Adesso ti faccio una dose di mansplaining, te le sita, vedrai. Ok. Combina le due erbette e usale per curarti. Lo start? No. Premi Y, mamma mia. Poi vai su un'erbetta. Erbetta. Schiaccia combina. Combina con l'altra erbetta. E poi fai usa. Wow. Vai. C'è l'erbetta mia. Oh, okay, e stiamo meglio, okay. Possiamo procedere con... non vado. Possiamo procedere con la nostra avventura. Ok, quel corpo lo esamino? No, esaminare sempre. Ah no, tu ti ricordi a memoria i corpi. E io so tutto, quindi... Io sono Dio Locke. Okay, io sono Locke. Cioè. Queste visuali strane. Non sono strane, sono belle. Sono belle. Ah, sai come si spara in sto gioco? Versami del martini, schiavo. Sì, femmina. C'è uno specchio. Qua okay. Sei tu. E c'è un zombie anche lì. No, anche. Aspetta, mi sto perdendo però già. Ok. C'è la erbetta. Posso prendere la erbetta? Prendila. Perché non la... ok. Io faccio bere più telesita stasera. Perché mi... sabato scorso mi sono ubriacato io. Ah, pure ieri mi sono ubriacato. Sì, ma ti sei addormentata all'istante praticamente. Hai sbagliato a scrivere il messaggio nel bot. Quale bot? Cosa ho sbagliato? La morte non è che l'inizio. No, spiegami, zio Caps, cosa ho sbagliato? Ah, si uniscre. Ho scritto si uniscre. Oh, cazzo, è vero. Anziché si unisce, vedi, R4Liak si uniscre al gregge. Quindi siete delle pecore. Ah, vediamo un po' Teresita che... yes. Wow, vibra tutto. No, aspetta. Ma non mi posso muovere. Scusami, Dor. Vabbè, è questa. Cosa devi fare? È chiaro che c'è un errore. Rimetti la chiave dove hai messa, se no muori. Ah, ok. Oddio, no, come si fa? Aspetta. Usa. Ok. Devi trovare una chiave finta da mettere lì. Ah, mamma no.
sono i puzzle e gli enigmi in questo gioco. Okay, molto bene, molto bene. Ma sai come si spara? Perché se devi sparare i zombie? No, tanto sei in facile, puoi ammazzarli tranquillamente i zombie. Per sparare, come. Come quando. Perché nel video che uscirà domani. Nel video che uscirà domani, ovviamente. Io non ho dimenticato di menzionare il gameplay di questo gioco, ho spiegato nel dettaglio come funziona, no? E nel video, ecco così, e poi come spari. Oh! Che hype, ragazzi! Allora, da qua e da qua. Ah, molto semplice. Non sprecare munizioni. Ah, così, ok, molto bene. Sì, era per essere sicura. Sì, vai. Ok, io vado. Nessuno può fermarti adesso, Teresita. No. Ma torna indietro, sì, torna indietro. Davvero? Sì, sì, torna indietro. Questo finché non hai la chiave non puoi. Ah, ok, ok, ok. Non puoi risolvere questo enigma. Anche di qua, perché arriva da lì. Ok. Tutto giù. Caldo. Ok. No, no, ma accendi, accendi. Per una volta che sei tu che hai caldo, non sono io, ma nonna. Comunque, tu non ti sei ubriacata ieri. Hai bevuto e ti sei addormentata, diverso. All'istante. Beh, l'alcol. Ok, preparati. Ok. Allora, spada! Fuoco volontà! Amica, un colpo muoio in questa difficoltà. Bellissimo. Senza dita. Ci saranno tipo 20 visite in quel video. Io ho lavorato un mese a quel video. È il primo video della mia vita. Così. Che. Oh, ma si alzano! Sparagli finché non va giù. Ma che. Spara! Teresita! Perché non lo mira? Ah, lo sta mirando. Ok. È il primo non video. Non mirare così mi metti ansia. Ma tu sapesse. Ah, no, 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 aspetta, aspetta. Ok. È il primo video della mia vita. Esaminalo questo oggetto. Yes. Okay. Ora lo esamino. Dicevo, l'oggetto. È il primo video della mia vita. Della mia vita. Che uno. Prima di tutto ho scritto 7 pagine di script. 7 pagine. No, qua. Che ho scritto. Ho registrato tutto il video. Ho registrato tutto il video. Gira. Uh-huh. Esamina la punta. Ho esaminato. Ma io gli ho detto a Teresa di fare TikTok, lei non vuole. Ah, io devo fare TikTok? E sei tu la mia social media manager? Anche TikTok. Però TikTok dovete convincerlo a fare video. Allora io qua zoomo. Vabbè, comunque. Ho zoomato. E dice c'è X. Devo scrivere X. Ok. Wow! Comunque. Ho registrato tutto il video. Con lo script vecchio. Quindi posso uscire. Poi, cosa è successo? Un po' non ero soddisfatto della performance. In un pezzo in particolare non ero neanche soddisfatto di quello che ho scritto. Ho cancellato tutto. Per la prima volta in vita mia ho fatto tutto un video e l'ho cancellato tutto. Come si esce, zio? Cerchio. B. Ho cancellato tutto. Ho modificato leggermente lo script e poi l'ho riletto tutto dall'inizio alla fine. E in realtà sono soddisfatto di come ho letto lo script solo nella seconda metà del video. Ma ci sono i videogiochi su TikTok, zio Caps? Ma volevamo usare Instagram, cazzo. Ma è possibile che ogni volta che mi metto su un social è troppo tardi? Mm? Wow, ma quello è altissimo. Ma cosa fa? Ma è un gigante. No, un zombie. Ah, era nel... Attenzione che i zombie diventano crimson in sto gioco, eh. Ah, giusto. Quindi come uccida? Come vai... No? Vai a spingere. No, spingi la statua. Ignora lo zombie, spingi la statua giù. Dove è la statua? Giù, e dove è la statua? Dove è la statua? Vabbè, di lei è la strada nel primo piano. Come che la spingi? Pingi. Pingo. Ok. Bom. E poi devi buttarla giù. Brava, Teresa. Mamma mia. Banda che del cazzo. Ok. Lo so che YouTube non mi aiuta. YouTube non ti aiuta. Eh no, vogliamo caricare. Giorno me leggi, io non leggo. No, se vuoi usare Instagram, carica video su Instagram TV. No, volevamo usare. Ah, vedi, GTV, bisogna farlo. No, ma volevamo caricare i reel ci sono su. Oh, pugnale. E... I reel devono essere simpatici. I GTV devono essere degli estratti dai video su YouTube. Degli estratti un po' più corti. Ma io da qua sono venuta giusto. E quindi devo caricare un'anteprima sul GTV al massimo. Ma vai da lì, giusto? No, ma io farei più dei riassunti, capito? Non esiste un da dove sei venuta, Teresa. Cioè, questo è un gioco che tu devi esplorare, capisci? Stai esplorando. Esplora, cazzo. E chiusa a chiave dall'altro lato. Non ci vai di lì. Ma i quadri mi dice qualcosa? No.
è ben conservato il personaggio, poi ero ancora molto vivido. Cazzo, me ne frega. No, devi andare. Io so se devi andare. C'è l'emblema. Non è la chiave proprio questa porta, Teresa. È inutile che ci provi. Volevo sapere che emblema c'è. No, io andrei nella porta lì. Devi andare nella porta lì, di lì. Ok. Di lì. Giù, dalle scale. Mm-hmm. Giù dalle scale. Okay. No, non giù, lì, quella. Quella del giardino. Ma tu su Instagram TV devo mettere. Non c'ho voglia di fare anche un montaggio dei pezzi più. Di fare un riassunto di quel video, Teresa. Perché non puoi fare un riassunto di quel video. Quel video non è un video. È un video di 28 minuti. Spoiler. Non è un video che va riassunto. Spoilerone. È un video che io posso farti messo, caricare un pezzo di anteprima e dire. Figli di puttana, maledetti bastardi, merde, ragazzini del cazzo, alzate la vostra soglia di attenzione, merde, sempre con questo tono, sì. E andate a vederlo con, su dove sei? Non lo so. E dirgli di andare. Come cazzo? E perché dietro. Cambia sempre la visuale e mi manda in bestia sta roba? Perché con i ten controls sarebbe molto meglio. Sarebbe bellissimo. Ah, le munizioni del pompa ci sono lì. Ma non lo so, io non le prenderei. No, non le perché prendo. Perché non abbiamo ancora le pompe e occupa spazio. Non ha senso. No, di lì, di lì. Guardi qua. C'è una tipa con un arco, c'è un arco lì. Ok. Cosa abbiamo noi? La punta di una? Wow. Di una cosa abbiamo. Wow, quindi devo andare qua, prendere questo, fare usa. Usa la cazzo. Mamma mia, che brava che sono. E già che ci sei, vai nell'inventario e ricarica la pistola, così non devi ricaricarla fuori dal... Ricarico la pistola. Prendi, okay. Fai combina delle munizioni con la pistola. Questo combina con la pistola. Bravissima. Wow. Adesso scendi. Scendo. Quante scale, Jill, quante. Che belli sono gli effetti di luce su. Ma notate una differenza sulla qualità della live ora che stiamo usando il 5G. Dio che figata. Comunque il 5G è una figata. Cioè, zio Caps, trovami un modem 5G che non costi 400 euro, che ne costi 100. Perché se io c'ho già il contratto con giga illimitati. Ma non solo, in realtà voglio fare due cose su quel canale. Costano 400 euro quei cazzo di modem. Soprattutto compro un telefono in più. Adesso sto aspettando il telefono 5G. Adesso sto usando il telefono 5G di Teresa. E... spoiler, devi sempre esaminarli. E mi arriva il telefono 5G martedì in teoria. E ho fatto un casino perché ho fatto il contratto e mi ha ficcato il telefono sbagliato nel contratto. Che sono arrivato a casa, ma non è 5G sto telefono. Io mi sto aspettando per cambiarlo. E abbiamo una chiave. Esamina la chiave così vedi anche che tipo di chiave è. Ah, ma tu leggi le cose. È vero che Teresa legge le cose. Sfigata. Vabbè, comunque. Ma non capisco perché un modem 5G che in teoria è meno di un telefono. Di un telefono, perché dentro i telefoni ci sono i moduli 5G che sono praticamente il modem. In base alla velocità che vuoi costano di più. Ma io non ho trovato. Scusate. Io gli unici modem che ho trovato 5G costano 400. Ma questa roba qua è soltanto del fatto che c'è la forma di spada e basta, finito. Esatto, tutto qua. Wow, ok. E cioè io gli unici modem che ho trovato 5G costano tipo 400 euro. Ma costa 400 euro. Come vale indietro? Cerchio, B. Ah, giusto, un cerchio, sì. B. Costano 400 euro e basta, cioè. A me della velocità non frega niente perché qui comunque anche 5G va tipo a 60 mega. Cioè il telefono di Teresa andava a 60 mega, che penso sia quanto prende al momento. 60 in down, però 20 in up. Cioè 60 in down, 20 in up. Vi rendete per me, no vabbè, per me è una svolta. Perché io comunque quando facevo le live, certo. Quando facevo le live, a me il 4G in up a volte dava 10 mega, a volte dava 3 mega. Questo invece dà tipo sempre 20 mega, è una figata. È molto più stabile, con due tacche fra l'altro. In sostanza prende solo due tacche 5G e va da Dio. È una tecnologia della Madonna. Perché la gente non lo vuole? Cioè, è una figata assurda. Cioè, questo è l'unico modo per collegare il nostro paese di merda e portarlo... No, ma Locke scherza, ma io quando ho preso questo cellulare da pochissimo... Vabbè, sì.
E sono entrata nel negozio, c'era una signora quando sono entrata che... Ah, giusto. Che stava parlando del fatto che non voleva un cellulare di un certo tipo, io non avevo sentito che cellulare, perché? Perché in pratica i cinesi, no, i cellulari che arrivano dalla Cina, i cinesi ci mettono dei chip dentro che poi questi chip esplodono e ci fanno bruciare. Ed è, quando il porello della Wind ha detto ma no signora, ma si figuri, ma no, le ha detto sì, guardi che bruceremo tutti perché ce li mettono, bruceremo. E a quanto pare poi la signorina che mi serviva mi ha detto che si trattava del 5G e che quindi questa signora, oltre a essere ovviamente no COVID, non no vax, no COVID, come se tu che sei una COVIDiota. Una COVIDiota. È un termine che gira su Facebook. Ok, dovevo andare, Locke. Ma devo dirti tutto? Vuoi goderti l'esplorazione di Resident Evil? Ma se annoia non mi sa, perché io qua girerei a casa. Ma no, cioè, vai nelle porte dove non sei, dai una chiave nuova, guarda cosa apre. Ah, questo neanche va chiuso, vai. Ah, questa me la ricordo. C'è nel video. L'avevo giocato un giorno. No, no, c'è nel... no, tu mi hai fatto giocare. Ah, ti ho fatto giocare, sì, vabbè. Devo spostare tutto. No, no, di qua. Devi andare di qua, zia. E devi spostare anche quella... Ah, che c'è quelle cose che sberluccica. Ma devi spostare il mobile in su. Giusto, per salirci su. Esatto, quindi devi spostarlo di nuovo indietro. In che senso? E poi devi spingerlo. Capito. Ok, brava Teresa. Ah beh, sì, no, c'hai ragione, zio, che i telefoni ne fanno abbagonate, giustamente. Poi sì, il telefono... la signora ce l'aveva proprio con i telefoni cellulari cinesi, che poi voglio spiegare che tutti sono fatti in Cina, però... Però appunto ce l'aveva con quelli cinesi tipo gli Xiaomi, immagino, i Huawei. Però è stato abbastanza esilarante. Beh, ma non gli hai detto tutto. Perché... Ah, no, sì, gli hai detto tutto già. Cosa? Sì. Cosa, ah, no, niente. No. Sì, no, scusate. C'era qualche segreto. Ma non si avvicina di più sto mondo. No, vedi, sotto i 450 non esistono, assurdo. Non si avvicina. Ma in realtà, no, devi salire sopra. Ma anche i modem 4G all'inizio costavano un botto, mi ricordo. Però non costavano 450 euro. Cioè a me sembra assurdo lo sbalzo, cioè, forse perché in effetti magari per adesso il modem 5G se lo compra l'azienda che magari ha la sede in culo, non ha altro modo di avere la banda larga, e quindi per l'azienda 500 euro è un cazzo, ci sta. Un coltello, riprendilo. Usa gli occhi, te, zitta. Oh, carino. La 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 la. Oh, non devo fare ora. Ah, casca pure. Open fire! Open fire! Bravo, scappa. Vai, no, non finirlo. Chiudilo dentro adesso. Come faccio? Col mobile. Ah. Sta alzando, Teresa! Dai, che lento. Dai, è Jill. Vai. Dai, è Jill. Esso, l'addestramento, vai. Un po' di precipiti l'hai fatti. A posto. L'hai vincolato lì dentro forever, Teresa. Molto brava. Grazie. Sposta... Ah, quindi... Puoi spostare le cose, non quello. Dopo. Questo. Che vuoi? No, niente. Puoi spostare quello. Ok, solo un attimo. No, cosa fai? No, cosa fai? Vedere dove lo sposto. No, non dai mai avanti in sto gioco prima di prendere le cose. Teresa. Ti calmo. Cioè. Dove lo devo spostare? Cosa fa? No, spostalo di lato. No. Cosa fai? Di lì. Vai. Jill, stai calma. Perché con i controlli moderni il gioco. Ma non c'è l'erba, c'è il coltello qua. Ma quanti coltelli c'ho, scusa? Ma ti servono per difenderti. E dov'è il coltello? È lì, per terra. Perché Teresa non vede, poverina. Quanti ne ho, scusami? 3 ne hai. Sono tutti qua. No, sono gli qua. Gli oggetti tattici. No, sono quelli per ripianti dentro i crani degli zombie. Gli oggetti tattici. No, quello non si sposta, quello dopo si sposta. Ok, alright.
Qua c'è un'amicetta. Ma è aperta la finestra sotto? Credo di sì, io non lo so da parte. Ah, allora, cosa vuole? Daphne, fra l'altro, madonna, ieri ha fatto una roba orribile. Oh, ma Locke è troppo sensibile. Se no, hai un gatto, se hai un gatto e lo tieni libero, ti devi abituare. Of course, prendo il caricatore della pistola, grazie. Ti devi abituare che i gatti sono predatori. I gatti sono predatori. Noi eravamo, immaginate che noi eravamo al piano di sopra, tranquilli, no? E a un certo punto sento. Sento proprio squittire potentissimo. Che c'è, Daphne? Vieni qua, Daphne. Fatti vedere. È arrivato Ottone o qualcun altro. La, ma che faccia sveglia c'ha Jill? Guarda. Jill, lo sai che è la mia. C'ho una faccia sveglia. No, aspetta, mamma mia, come dico. Sto. Lo sai che Jill è la mia. È la mia waifu per eccellenza. Davvero? La waifu? Addirittura waifu. Waifu, sai cos'è la waifu? La waifu è quando tipo hai una cotta 2D. Cotta 2D? Sì, hai la tipa. Ma davvero con questi occhi? Per me Jill è il top dell'erotismo videoludico. Cioè, per me. Ok, no, ci sta. Ci sono diverse versioni di Jill. Ok. Però per me Jill è proprio. Questa versione è il top, però, con questi occhi svegli. Madonna. Sì, non ho mai fatto caso agli occhi. C'ho sonno. Mamma mia, come sto. Vabbè, comunque Daphne ha portato. Hai aperto la porta? Perché non ci vai a controllare? Ah, l'ha aperta. Oui. Okay. Comunque Daphne ha portato in casa, non ha portato un topino, ha portato un coniglietto, una leprottina. E non l'ha uccisa, era lì che stava morendo in cucina. La prendo la sostanza chimica? Sì, per poi ti serve. Poi non hai spazio per le. No, fai così e non hai spazio, è finito lo spazio. Mescola le erbe che hai. Giusto. E prendine una terza. Mescolo anche quella che hai. E prendi un'erba rossa, tipo. E prendi un'erba rossa. Cosa tipo, serve l'erba rossa? Che se la mescoli una verde cura full la vita. Oh. Esatto, Pdor. Penso faremo. Prima che. Ah, no, tanto su OnlyFans si può fare. Faremo un OnlyFans di Teresita. Nei progetti c'è. Il TikTok. Fino a ottobre. Cioè, no, si può fare. Il nudo si può fare lo stesso, tanto. Ah, il nudo. Non si può fare l'hardcore, si può fare il nudo. Faremo. Adesso vi dico. No, vabbè, io se guadagniamo soldi a me va bene. Faremo il Patreon. Poi faremo l'OnlyFans di Teresita. Togli dove. Il tappo. Scusami. No, facciamo l'OnlyFans. È solo erotico, senza cose esplicite si può fare. Dove vi facciamo vedere le tette di Teresita mentre lei indossa un cappello di Jill. Wow, c'era una forse in bagno. E manco è pulito. Vi facciamo vedere le tette di Teresita a $5 al mese. E ogni giorno. $5 al mese? Così poco? E quanto è all'inizio, quanto vuoi far pagare? Mica sei Bel Delfin. Che comunque cosa fa pagare Bel Delfin? $15-20. Se fosse Jill, tu pagheresti $5 al mese. Ma tu non. Jill, come sei leggerina, però. Sboccano subito. Ah, ma esce. Ah, c'è il coltello. Quanti coltelli che ho. Ah, ma in facile esce morto sto zombie? Sì, esce già morto. Boh, vattene. Magari poi esce dalla porta dopo. Almeno 10, dai. Zio Caps dice 10. Bravo, Zio Caps. 10 euro al mese. 10 per le poppe. Una foto al giorno delle tette di Teresa. Ah, una foto al giorno? Che ci vuole? Ma che lavoro? Una sera ci mettiamo lì, ne facciamo 30, siamo solo per un mese. Cioè. Guarda come vende. Guardate come vende la sua donna. Un giorno lì mi ci mettiamo. Oh cazzo. Allora. Dove vai? Boh, a casa, devo esplorare. No. What this? Non abbiamo spazio nell'inventario. Apri l'inventario. Cosa devo fare? Siamo pieni, è inutile esplorare. Ah no, aspetta. Perché vai mi hai detto che è un gioco esplorativo? Sì, ma dobbiamo trovare adesso. Prendi. Aspetta. Prendi quello. Sì. E il coltello. E quello, il pompa non possiamo ancora prenderlo. Torniamo dopo a prendere il pompa. Prendi il coltello. Ah, culo. E dobbiamo, adesso c'è una stanza dove puoi mettere la roba via fra poco. Ah, molto bene. Quindi intanto cavalletti e statue di bronzo.
Qui non c'è niente di interessante. Quindi OnlyFans, quanti soldi al mese sono esattamente? 10 euro a stronzo. Plur paga 15 anche, secondo me. Plur no, poi ti scrive in privato e ti chiede le cose in più e tu gliele fai pagare. Tipo, che ne so, ti chiede una foto del culo, una dedica privata. E vai di lì, giusto? Una dedica privata? Cosa sono le dediche private? Che ne so, ti scrive in privato e ci fai un po' di chat erotica insieme, ci fai. Occhio, fuoco volontà! Fuoco volontà, Teresita! Ah, ma no, ma perché? Ah, pensavo... Fuoco facile, non muoio mai. No, giù. No, mira in basso. In basso devi mirare. Come faccio a mirare in basso? Con la freccia in basso. Okay. Ah, no, è già morto. No, 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 no. Entra in quella porta. Ok. Oh. 50 se rimanda le mutandine usate, minchia. Ne abbiamo due di sotto, non le ho ancora messe. Attenzione, la vero... Buon, perfetto. Ah, sono 100 euro così. Dorma. Va bene, apro OnlyFans. Subito. Oddio, come si fa? Ok. Prendi le munizioni. Ah, buonasera, questo è uno Lord di quei Mortimer. Bauli famosi che mi hai detto. Sì. Buonasera, Lord Mortimer. Allora, metti via il coltello che non lo userai mai. Come fa? Metti su. Ok. Metti uno sul vuoto. Devo schiacciare con il vuoto. Ok. Poi. Okay. Metti via l'erba verde. L'erba verde, questa? Sì. Ma mi serve? Sì, ma... Adesso salviamo. No. Metti via il coso chimico. Ah, oh, no, ho sbagliato. Metti via l'erba rossa. Cerchio. Prendi la fiaschetta. Vorrei giocare, ma non ho voglia di un cazzo, brutta sera. Mi dispiace, Lord Mortimer. Domani alle 18.30 vai sul canale Lock4Games, mi raccomando. No, aspetta, prima di salvare, prendi gli oggetti. No! Cerchio. Oddio. B. Sì. Ah, indietro. Naughty girl! Se vuoi un naughty, prendi quello. Sì. Brava. Prendilo in mano. Sì. No, c'è un video su YouTube, su Lock4Games, che esce alle 18.30, che ci ho lavorato un mese. Si annuncia l'OnlyFans, esatto. Ma chi è che cosa passa? Prendi le munizioni della pistola. Ma no, ci sono delle munizioni che non hai preso, Teresa. Non hai gli occhi, Teresa. Le vedi lì. No, lì. Oh, sì. Adesso. Sì. Mi fa ridere la tua frustrazione. Poi. Quando giocavo a Trine, lei insultava me. Vieni verso me. Trine, scusami, Per il mongolo. Usa quella. Posso salvare? Quella. Aspetta, usa quella. Sì. Ok. Salva. Puoi salvare. Come ero a 12 anni. Ma lei non lo sa come ero a 12 anni. Neanche tu lo sai. Salva. Posso salvare? Sì, puoi salvare, Teresa. Sei sicuro? Sì. Usa. Sì. Sì. Salvagli uno slot nuovo. In un nuovo slot. Ah! Cosa? Sì, sei. Era Resident Evil 1. Metti via adesso nell'inventario i salvataggi. Metti via nella cassa. Metti nella cassa i nastri incrostatori. Davvero? Eh sì, tanto c'è sempre una cassa vicino alla macchina. Ah, ma le casse sono comunicanti. Sì, esatto. Come dicevo nei saudaggi, allora non l'hai visto bene. Non l'hai visto con attenzione come vedi. Oh, ho visto con attenzione. Vai, Teresita, vai. Scusa, ma metti via 8 minuti di roba. Mica mi ricordo tutto, mica ho studiato. Metti via anche la fiaschetta, che tanto non abbiamo l'accendino ancora. Ok, fido. L'accendino si trova sopra qua, ma tanto sti cazzi. Perfetto. Uh-huh. Andiamo all'avventura adesso, Teresita. Raccolgo l'erbetta. Ok. Quindi. Quanti quadri? Sembra Hogwarts. Ah! Di qua! Si faccio verso la zombie? Ok. E di andare di là tanto, te lo dico già. Di qua? No. Ah, di là? Sì. Right. Tu mi dici sempre schivalo. No, sei facile, puoi uccidere tutto senza problemi. Decisamente. Ecco. Ma dai!
dai, me l'ho beccato. Là, dobbiamo 1000 coltelli. Spara, spara, perché non spari? Il fatto è che loro adesso, se non gli diamo fuoco, tornano più forti di prima. Giusto. Quindi adesso tu vai, vai di lì. Sì. Vabbè, tanto è facile, quindi... Ah, l'ho aperto. Però tornano Crimson, che comunque Crimson senza il fucile a pompa. Che sarebbe tipo normale nella versione normale. No, perché sono più forti. Crimson corrono, ti fanno più danni. Sono pure un altro tipo di nemico. Ma vai, sì, no, però vai, questa è comunque la versione facile. Sì, facile, giocando in facile, non ti preoccupare, Teresa. Quando colpi sono giù, dai. Cerca, c'è un accendino, cerca, c'è un oggetto lì che sbarruccica tantissimo. Wow. Un fischietto per cani. A caso. Proprio muoio sto picciato. Oggi Sir Spencer mi ha chiesto di nascondere qualcosa, non sono sicuro. Io ho avuto questa idea, ho pensato che se a proteggerlo fosse un animale pericoloso come il perfido cane che vive qui, sarebbe in grado di avvicinarsi. Il randaggio si aggira sempre nei pressi del bancone. Sul lato occidentale del secondo piano di certo occorrerà al richiamo di un fischietto del cane. Ed è a questo punto che entri in gioco tu. Credo che tu sia l'unica persona in grado di avvicinare quel dannato cane senza rischiare gravi mutilazioni, il che significa che solo tu puoi mettergli questo collare. L'oggetto che Sir Spencer vuole nascondere si trova dentro il corrale. Sei l'unica persona di cui posso bla 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 bla. Fatto perché c'è un cane a mandaggio sul balcone della villa? Perché lei dice che lo voleva, l'aveva messo a posto, no? Seconda Vanni Xenogears. Qual è Xenogears? Aspetta, Xenoblade? Xenogears è quello del Wii? Chronicles? No, o quello della Play 1? Stanno giocando a pallone alle 22. Hai ragione. Stanno giocando a pallone alle 22:24 col buio. Si stanno evolvendo. Vedono al buio adesso sti bambini, merda. Ma sono famosi i bambini, eh? Una volta ne ho parlato in live solo. Vi ricordate? No, c'è l'accendino lì che non hai preso. Oh mio Dio, è troppo tardi. E devi fare il giro dall'altra parte, che non ha la maniglia con la porta. What? E come ho fatto ad entrarci prima? E non ci sei entrata lì, sei entrata dall'altra parte. Da lì sei entrata, Teresa. Hai capito? Premi X. Premi X. No, mi è scaduta la fattura tipo una settimana fa. No, lasciamo lì... Io faccio distruggere il cane. Ogni volta che vi dico un segreto. Ogni volta che il pallone lo lanciano per sbaglio dalla mia parte, io do 10 secondi abbondanti a Timba per distruggerlo. E se non ce la fa, io lo rilancio indietro. Ma ogni volta che lo lanciano lo distrugge un po' di più, capite? E prima o poi quel pallone verrà distrutto da Timba. Io dico: oh no, no, che mannaggia, il cane ha mangiato tutto, no! Ecco, ora sanno la verità. Ma dovete sentirlo quando c'è la gente fuori e c'è il pallone di Timba. E Timba lo mangia. E lui inizia a fare: no, no, Timba, no, 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 dai, Timba, no. Che stanza è questa? Cosa ti fa scoprire Teresita? Non me la ricordo. No, prendi l'erba rossa, prendi l'erba rossa. Sacco di erba. È alimentare pieno. Quanto mi piace l'erba. Mescola due verdi. No, come si fa? Mescola due verdi. E infatti è quello che volevo fare. E poi prendi una rossa. Come lo dicessi. Mansplaining. E poi prendi una rossa. No, 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 no. No. Mescola la rossa e la verde. Mescola la rossa. Non me la piglia. Ok. Uso un cazzo di coltello la prossima volta. Io squarto. E poi guarda, non dico cosa ci faccio dentro il pallone perché sono un signore. Oh. Ci sporro dentro. Che signore. E poi io lo lancio. Ah, c'è un camino. E tu che cos'è giusto, che hai? Giusto, io ho un accendino. Esatto. Wow. So hot. Delle linee incise sul rilievo brillano rosse nel calore intenso. Devi metterci la roba di legno, mi sa. Devi andare a prendere la roba di legno che non hai preso. Torna indietro. Sì. È vero, Optor, cazzo.
Ma sono di campagna, non sanno cos'è internet. Sì, mica lo sanno cos'è internet questi. Perché torna dalla porta dove eri. Chiuso. No, c'è una porta sola dove sei venuta, Teresa. Sono due porte. Eh sì, ce n'è una sola. Ce n'è una sola da cui sei venuta, però. C'è un coso di legno. Sì. Che in teoria è inutile perché è solo per prendere la mappa. Però ho visto che tu sei una completista. A nord, vai su. Una completista. Ebbene, non prende un cazzo. Adesso c'è il 5G door. E quelli, il pezzo di legno lì devi prendere. Usare quel pezzo di legno lì, mi pare. Che io non lo faccio mai. Mi pare che devi prendere questo supporto di legno. Andare là. Dove c'è il coso. C'è il 5G door. 60 mega. Ma anche grazie a me quando arriverà il telefono. Non solo grazie a Teresita. Non è che è lei che l'ha portato qua, è il vaccino che ha portato qua il 5G. Uh-huh. E adesso hai la mappa. Prendi la mappa. Okay. Bene, Teresa. All right. Ora puoi orientarti. Ma perché i tank controls? Cioè, quanto ti fa di Che senso hanno i tank controls? È perché quando cammini con la tua è sempre più comodo. Ma che ne so quanto lontana l'antenna, zio Caps, che cazzo ne so. E il Pfizer abbiamo fatto noi. Pfizer. Comunque io c'ho, cos'era, 24 millisecondi di ping, era, e 60 mega in down e 20 in up. Che sì, per carità, c'è di meglio. No, ma di nuovo qua. Ah, ma aspetta, è giusto che sei lì. Organizza il tuo inventario e salva la partita. Organizza il mio inventario. Ma non lo so, sai, col 4G ho avuto pessime esperienze con router. Prima di trovarne uno decente ho fatto tantissime prove. La maggior parte dei router andava peggio dei telefoni. Ma non mi serve tutto, scusami. No, se no. Allora, serve, no? Adesso vai in giro con la... Intanto non ti fanno niente. Vai in giro, posa le erbe. Ora, hai due scelte. Puoi scegliere di dare fuoco ai zombie che abbiamo ammazzato qua fuori. Io lo farei a sto punto. Uh-huh. Quindi prendi la fiaschetta. Ok, vai, esci e dai fuoco ai due zombie che ci sono qua fuori. E poi torniamo qui e prendiamo gli oggetti che ci servono per andare avanti. Uh-huh. E salviamo. Ma di usare l'accendino, mi sa. Usa. No, usa la fiaschetta. Ok, la fiaschetta, sì. E poi ce n'era uno sopra. Sti cazzi, però, 200 euro di router mi compro un telefono. Lì, lo zombie. È lì. Lì, sì. Il router che ho io, che è di fascia abbastanza alta, l'ho pagato 100, mi pare. E va benissimo. Vai, torna in posa... Cosa? Torna nella stanza sicura. Carica la fiaschetta, posala e poi salviamo. Sì, sì, adesso ho preso un telefono 5G dual SIM. No. Esamina la cosa. Fai sì. Poi vai lì, vai nella cassa. E posa. Posa la fiaschetta e l'accendino. Portati dietro delle erbe miste perché non sei mai. E prendi un nastro inchiostatore e salva. Vai, salva. Voglio provare a giocare online col 5G, vedere se c'è tanta differenza. Ma sì. Fai il giro, stava su Jill. Sembra che si cambia di colore da lì in poi. È nuovo gioco, neanche il nuovo gioco più in teoria, quindi boh. No. Posa il nastro inchiostatore che ti occupa di una sorta di inventario che ti serve. Mamma mia. Lo so.
Welcome to... E noi non abbiamo le animazioni delle porte, per fortuna. Posa. Che sbatta. Adesso devi pensare, devi anche in difficoltà minima, devi usare il cervello in sto gioco. Come spiego in saudage. Domani, alle 18.30, su Twitch. Su Twitch? No, su Lock4Games, su YouTube. Oh my god! YouTube. Su YouTube, e se scrivete punto esclamativo social... Scrivete punto esclamativo social, c'è il coso. La maglia sta per cadere a pezzi, procedo comunque. No, ti serve dopo. Passa da sopra, dal piano di sopra. Passa dal piano di sopra. Ma io non ho idea, l'emulatore che ho installato io ce l'ho lì da una vita, non l'ho mai più toccato. Non ti so dire dove cercarlo. Comunque ho fatto un coso, se scrivete social, c'è il link al canale di YouTube di domani. Dove vai? No, torna indietro. Indietro? Hai sbagliato, tu sei tornata indietro così. No. Giusto. No, indietro. Su. Bravo, Zio Krabs. E lì c'è il coso. E poi vai a sud. Giù. 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 Perfetto, vai. Questa cosa qui me l'ha suggerita Teresa di farla. What? Link tree. Comodo. Sì. È carino, poi. Per essere free, anche la versione free puoi personalizzarla un sacco. Mm. Era in quella porta doppia? L'ho provato, non andava. Invece no. E figa sta cosa. Cioè, ste robe qua di solito free fanno schifo. Invece questa free è super carina. E la seconda porta. Eva nella prima Teresita. Sono un'esploratrice. Come Dora. Swipey, not swiper. No, come era? In italiano non so come fa. Premix. Brava. Vabbè, a sud. Lì, quella porta lì. Perfetto. Adesso mettiti con le spalle al muro. Ok, e usa il fischietto. Preparati a sparare. Schiaccia qualcosa. Fuoco a volontà. Continua a schiacciare. No, ma per liberarti questo. Schiacciare tutti i tasti, non quello per sparare. Fuoco! Sì, però, cioè, io lo sto sparando. Ok, buono. Usa, per curarti, usa le erbe che sono lì. Che sono delle erbe che puoi usare... No, non quelle. Ok, vai giù. Vai giù. Quelle lì. Mm-hmm. Yay! Adesso... Devi... Ok, vai dietro di lei, brava. Che sblocchi la porta. GG. No, dategli un'occhiata al video di domani, per favore, ci ho messo tanto a farlo. Lo so che ha dei difetti e si affina di più verso la fine rispetto a Calini, però ho fatto tanta fatica a farlo, per favore. Un mese. Sblocca quella porta e poi torna indietro. Anzi no, passa da lì. X. Ah no, perché ti butta via il fischietto per cani, perfetto. Vai di lì. Vedi, hai aperto una nuova strada. Tutto si congiunge. No, devi andare... Ok. No, devi andare dove vuole. Vai. Devi tornare dove... Dove ti piace di più? Di qui mi piace molto di più. Grazie, Zio Krabs, giudicami. Dio mi arrapi quando dove mi giudichi, Zio Krabs. Quelli là. La seconda porta. Lato B. Quella, vai, entrami dentro. Oh, oh! Vai a sud. Giù dalle scale. C'è uno zombo. Wow. C'è uno zombo. Che sorpresa. Wow, ce ne sono due. Che culo. Che sfigata. Che carina, Jill. Vai. Brava, Teresa.
Vedi, al film devi giocare in difficoltà ben più alta. No, no, ma così è facile, va bene, mi piace facile. No, mi piace proprio che sia facile, cioè che non ci devo pensare. Sì, no, capito, stai calmo. Cioè, proprio facile. Sì, sì, ho capito, capito, è facile. Wow, qui c'è un'altra cosa, c'è un letto. Sì, un letto logo. Un letto logoro, bello. Ok, quindi cosa faccio? E salva, sì, qua salva. Tanto i salvataggi di stava difficoltà sono infiniti. E ci deve essere un salvataggio su quella macchina da scrivere. E non c'è uno tipo di fianco. Prova. Lì. Ah no, c'è un'altra sta porta dopo. Vabbè, salva, salva. Io da piccolo pensavo a volte, anch'io a volte pensavo. Hai preso quel collare, dovresti esaminarlo. Giusto. Vabbè, ma sta villa è ovvio, è fighissima, è fatta strabene, fra l'altro. Poi è molto plausibile come villa questa. Come... cioè, sì, è plausibilissima, non è così... Cioè, se tu pensi ai miliardari quelli veri, i miliardari quelli un po' miliardari, tipo attori, vivono dentro delle ville del genere alla fine. Esamina quello. Oh. Wow. E cos'è questa cosa? Piccolo emblema. Oh, dove potresti usare questo oggetto a forma di chiave, Teresa? Secondo te? In una porta. No. Ah, la puoi combinare. No. Dov'è che abbiamo visto un enigma che se prendevi la chiave... Ah, la chiave finta. Esatto. Giusto. Come faccio a tornare là? Adesso non ti dico più niente. Come non mi dici più niente? Lascio... Ormai hai capito come funziona il gioco, Teresa. Ma non sono in pace. Che gusto c'è? Quando... Oggi giocavamo a Grim Fandango e ti arrabbiavi appena guardavo la guida. Ah beh, Grim Fandango e Grim Fandango. Qua sono gli zombie. Ce n'è uno ogni 10 minuti e muoio in due colpi. Come non ci fossero. È come giocare a Grim Fandango in questa difficoltà, praticamente. Ma Grim Fandango è più figo. Molto più figo. Vabbè, ma in una casa del genere tu non è che la giri tutti i giorni, tu hai la tua zona... Vabbè, c'è la servitù di sicuro se è una casa del genere. Sì, certo che la servitù, come fai? E poi tu stai nella tua zona, cioè la maggior parte... ogni stanza ha uno scopo. Ma quanti bagni ha sta casa ne ha di bagni, la villa ne ha di bagni. Ah, quello lo sei tu. Che giro sta facendo? Oh, sta andando a caso come mi ricordo. È un po' scomodo, però vabbè, lo provo lo stesso. Aspetta, dove è tu? Ah, da qualcosa là. In che senso puoi chiamarla come ti pare la servitù? Ma non è di che devi andare. No? No. No, neanche. Torna indietro, è giusta. No, torna indietro. Ok. Giù, no. Nonna. Eh beh, i bagni sì, sono ovviamente ogni casa del genere, ogni camera da letto avrebbe il suo bagno. E in più avresti dei bagni sparsi anche. Per gli ospiti che magari... non invadono la camera da letto di qualcuno. E quindi c'è qualche bagno in più. Quello è un Crimson. Ah merda, è facile, Crimson muoiono con due colpi di pistola, ragazzo. Come ti serve il fucile a pompa? Niente. Viva la versione facile. Sono offeso. Senza dignità. No, prima devi prendere la chiave. Giusto, giusto, giusto. Giusta. Thank you.
Yay, abbiamo una nuova chiave, Teresita. Possiamo tornare indietro. Possiamo anche andare a prendere il fucile a pompa adesso. Giusto. Così Barry ci viene a salvare. Vuoi essere salvata da Barry, da un uomo? O vuoi farlo da solo? O vuoi che Jill risolva? Vuoi, ah, è diventato un Crimson anche quello lì. Ma che cazzo dici, lo fa? What? Vuoi schiavi Lord Mortimer, praticamente. Ma Lord Mortimer è pro sbirri, tipo, è un coglione. Oh. Sì. Spero che i sbirri mi pestino. Ex fascista. Come si fa a essere ex fascista? Vabbè, sì, puoi essere. Perché non puoi essere ex? Non puoi cambiare idea nella tua vita? Sì. Ah, sì che puoi esserlo. Ah, lei piano. È vero che suona, giusto? Sì, poi lei deve... suona il piano perché sono stata attenta al tuo video. Poi devi avere il... devi avere lo spartito che non è qua. Torno indietro. Vai a prendere il fucile a pompa. Ti ricordi dove? Di nuovo dov'è? Dall'altra parte della villa. Io ho fame, tipo. Ma non abbiamo cenato. Perché dovete sapere che hanno le 7:30, no? Erano le 7:30 e ho detto, ma c'è una passeggiata con i cani che è durata un'ora. No, torna indietro. Guarda, anzi, apri la mappa, ti dico dov'è. Qua. Questa stanza rossa lì. È complicato. Beh, non molto in realtà. Ecco, già lì è sbagliato. Tu sei qua. Ah, dici tu. Sì. Ok. Dici una cosa che si illuminava. Eh sì, perché la pietra. Quanti spazi hai nell'inventario? Boh. Ah, tu vai proprio... E uno dobbiamo tenercelo di spazio nell'inventario, però. E uno c'è. Per il pompa. Non puoi prendere niente, puoi prendere solo il pompa. Ok. Ma c'è la gemma! Non vuoi prendere la gemma! Ci servirà dopo. Ma non serve un cazzo, forse. È una roba facoltativa, non mi ricordo più. Sì, forse è facoltativa la gemma. No, si è piantato proprio. Ah, il tuo cellulare. Lo so, non è 5G. Ma secondo me è perché ho la memoria piena. Sputtanato perché ho la memoria piena. Ma no, cosa? Qua sono i palanchini. Tu che sei più acculturato di me, te. Palanchini? Sì. L'ho già sentito, ma non so cosa siano. Qua sono i palanchini, Mortimer. Non so cosa sono. Beh. Comunque Teresita non stiamo. Guarda che faccia sveglia. Ah, ok. No, non di lì. No. Comunque Teresa, ho capito, non stiamo ancora tanto. Perché hai fame. E non ti piace Resident Evil, ammettilo. No, è bellissimo. No, non sei onesta. Voi cosa dite? Mi piace. Ma puoi mentire, cioè no, puoi dire la verità. No, a me non piace Resident Evil, però ho raggiunto la stanza rossa. Ok, e c'è il pompa lì. E ha preso il muro. Ha preso il muro? Sì. Dove sta? Sì. Oh. Dimmi, perché non ti piace Resident Evil, Teresa? È appeso al muro, Teresa, c'è lì. Porca troia. Ma non hai, non hai gli occhi? Ah,
scherzando. Che burlona. Ok. Ora dove devo andare? Torna indietro. Oh, wow. Perché non ti piace Resident Evil? Non è il mio genere, credo. Non è lo lo sparacose non mi... Non è uno sparacose, perché sei in... Ma dai, cosa devo fare? Niente, perché sei con Gile è più facile. Così con Chris devi tornare indietro. Barry! Mentre... Help! Jill! You in there? Barry? Get me out of here! The door's jammed! Stand back! Ma è una questione di tutti, semplicemente lo spara tutto con le... Grab my hand! Non è uno spara tutto, Teresa, è un survival horror! Survival horror non mi piace. Ma non è uno sparare, perché tu giochi in difficoltà minima e puoi sparare. Tu dovresti scappare, risparmiare munizioni. Quella roba lì non mi piace. Ma già se si spara di munizioni non mi piace. Perché... A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Really? Thanks. But Barry, didn't you a me non piace la telecamera. Ma quante bestemmie che devo sentire stasera? Why are you here? Non ti piace la telecamera fissa? I just had something I wanted to check. Anyway, we should get back to searching for Wesker and Chris. Ma i fondali... Molto... No, bisogna dire che per l'horror e survival horror rende molto la telecamera fissa. E quanto sono belli i fondali di sto gioco? E di questo gioco i fondali sono molto belli. Ma anche la grafica in generale è bella, il disegno è molto bello. Dove che vado, zio? Vai a salvare la macchina a scrivere, salva qua, vai qua. Dove la macchina da scrivere? Qua, okay, vedi. Ok, ci sono vicina. Sì, vedi. Zio, cazzo. Devo andare su? No, torna dove, nella stanza sicura dove si salva. A me è sempre piaciuta da giocare, perché da giocare ti dà quella... Ci sono degli oggetti da prendere. No, ci sono degli oggetti da prendere prima. Dov'è che brilla? Scusa. Vai giù, cammina, cammina. Ah, c'è una... No, cammina giù, per favore. Oh, Dio, grazie. Ho visto quanta roba che c'è. Ma non è spazio, prima metti via la roba. Sì, tutto tranne Re Zero, ecco. È un peccato che Red Zero abbia... sia così frustrante. Perché se no sarebbe un altro bellissimo... Cosa la metto? Tutto tranne le chiavi, anche il pompa, tanto per adesso non serve. Ma non è decente. Prendi tutto, lo metti via. Il problema di... La telecamera fissa è il gioco studiato per la telecamera fissa. Perché tu entri in una stanza e sei limitato nel vedere dove è il nemico e la cosa ti... È giusto che ti metta a disagio, hai capito? Tu non devi essere a tuo agio. Sì. Perché il videogioco non può simulare il disagio dell'essere in una cazzo di villa. E questo non l'ho detto nel video. Adesso ve lo spiego io, perché nel video non l'ho detto, ve lo spiego io. Allora, il videogioco deve, con dei limiti... meccanici, come in questo caso le inquadrature fisse, metti via gli spray medici, queste cagate qua, con dei limiti tecnici e meccanici del gioco stesso, simula in un certo modo il disagio dei protagonisti. Dato che tu non sei lì a provare la paura e il terrore di non sapere cosa c'è oltre, come Jill, ti mette un limite in più, che è quello di non vedere come vede un come vede il personaggio. Perché questo gioco qua, se ci fa un esempio, poi faccio un esempio che mi succhiate il cazzo. In questo gioco qua, se tu vedessi, ipotizziamo lo stesso gioco, con lo stesso enemy placement, con tutto uguale, in prima persona, sarebbe una cazzata. Perché se tu vedi lo zombie in fondo al corridoio e vedi tutto, è troppo facile. Cioè, è troppo veramente facile. E vi faccio un esempio di quello che è successo davvero. Su GameCube, vai giù, salva su 3, qua. Su GameCube c'è un remake del primo Metal Gear Solid, che a prima vista sembra una figata assurda, perché è uguale, identico al primo Metal Gear Solid, ma è in più delle meccaniche presenti in
presenti in Metal Gear Solid 2 e 3, ok? E quindi cosa succede? Succede che praticamente il gioco diventa facilissimo, perché il gioco è studiato per essere giocato con inquadratura dall'alto, con i nemici che non vedono un cazzo, perché anche tu sei limitato. E lì invece con i nemici identici, ti ritrovi a un chilometro a poterli sparare a questi nemici che non ti possono fare un cazzo, capito? E quindi non ha nessun senso per quello. E quello è un esempio. Resident Evil 4, i controlli non sono una merda assurda, sono solo diversi, perché il primo ha inventato un genere, ma quando io ogni volta che ci rigioco mi riabituo subito ai controlli. E anche lì, Resident Evil 4, i controlli sono limitati dal fatto che è il primo gioco del genere, il primo FPS in terza persona che ha inventato un cazzo di genere. Però i nemici sono pensati per quei controlli. Se tu giochi a Resident Evil 4 per Wii, che è l'unica versione del gioco dove puoi mirare come fosse mouse e tastiera e poi dei controlli molto più comodi, e ve lo dico io che ho giocato, è molto più semplice rispetto a giocarlo col pad. È sbilanciato quasi, è come usare i trucchi. Il gioco, per quanti controlli siano limitati, è studiato per quei controlli. Cioè, è un buon game design, anche se arcaico. E idem è il primo Resident Evil Remake. E con questo ho finito. Metto e se vuoi possiamo andare a mangiare qualcosa adesso, Teresa, e poi andare sul divano. Comunque c'è stata un po' di gente stasera. Non ho visto i numeri esatti perché vedevo l'elenco di persone. Però, ecco, questa è solo una live di prova che vedete come era il 5G. Adesso uscirà il video. Seguiteci su Instagram. Su Instagram, che Teresa fa un sacco di cose. E seguitemi su Instagram. Su Instagram, avete capito? Domani esce il video sul canale YouTube, su Lock4Games. E niente, adesso, settimana prossima, live, forse ne fa uno o due, giusto per... Ma da settembre, che tanto Teresa inizia il tirocinio, quindi da lunedì al venerdì tanto non stiamo mai insieme, farò le live praticamente tutte le sere. Anche adesso c'è il 5G ed è una figata col 5G, non cade, cioè non c'è più roba che mi cade la connessione a muzzo. È una figata. Cioè adesso voglio vedere quanti pacchetti ho perso, scusami. Tutta la sera abbiamo perso 16 frame, un cazzo, 0.0%, e ho aumentato anche il bitrate. È una figata. È una figata assurda, cazzo. E niente. Ho finito il mio pippone. Tu hai qualcosa da dire, Teresa, in tua difesa? Grazie per la pazienza per stasera. Oh, ok, brava. Scusami se mi sono inalberato alla fine, Teresa. Hai fatto bene. Lo so che ho fatto bene. So che ho fatto bene. Bravo, zio Kebs. E niente, ci vediamo sicuramente dalla settimana prossima. Da settembre io ripartirò a fare le live. E intanto lavorerò ancora contenuti per te. Mi porto avanti con i contenuti per Instagram e Instagram. E YouTube. Anche se devo ancora pensare a che video farò per il prossimo gioco. Perché l'idea è questa. Vi dico il mio piano. Posso dirgli il mio piano e poi stacchiamo? Vai. Il mio piano è che su Twitch gioco i giochi per cui voglio fare i video su YouTube, quindi a fondo, perché sono video che devono andare molto a fondo, e poi faccio i video su YouTube, e intanto di quel gioco si pubblica qualche curiosità, qualche quiz su Instagram, quindi cioè, for di chess proprio, for di chess. Quindi buonanotte e andate tutti a fanculo. Bye!